Buonasera intelligenze naturali, da parte mia e da parte del Pollo Vaclavic. Chi si avvicina al machine learning, all'intelligenza artificiale, in generale alla data science, deve scegliere un linguaggio di programmazione con cui farlo. E la scelta di solito ricade tra due candidati, uno è Python e l'altro è R. Python contro R. È importante fare la scelta giusta fin dall'inizio perché il tempo è prezioso. Pollo, tu che ne pensi? Con questo video ti do la mia. Investi il tuo tempo su Python. Le ragioni sono tre. Completezza. Python è un linguaggio a 360 gradi con un vasto ecosistema scientifico, al contrario di R che invece è un linguaggio verticale specializzato per l'analisi dei dati. Quindi sebbene con R alcuni comandi possono essere più concisi e dedicati, si rischia di rimanere chiusi in quell'ambiente che è ristretto e limitato a quel tipo di utilizzo. Con Python si può fare tutto quello che si può fare con R non si può fare tutto quello che si può fare con Python. Integrabilità. Python è facilmente integrabile e interoperabile con altri framework, servizi, applicativi che si possono usare in un ambiente di sviluppo, in un'architettura informatica. Si può mettere un modello di machine learning a lavorare dietro una REST API, in un microservizio, all'interno di un applicativo Django, per esempio. Questo è estremamente facile perché Python appunto è un linguaggio generico con un vasto ecosistema scientifico. Mentre con R queste cose diventano estremamente difficili. In produzione, insieme ad un'architettura o a servire effettivamente qualcosa sul web, diventa un incubo. Per non parlare inoltre delle possibilità che Python offre in termini di scraping, quindi si possono costruire dei veri e propri motori di ricerca, di pipeline, raccolta di dati da fonti diverse, integrazione magari in batch e mille altre cose, perché è generico. Il terzo motivo è la vendibilità. Se sei un ricercatore accademico o il data scientist di una grande azienda, puoi permetterti di lavorare in R perché gli algoritmi, i modelli che realizzi verranno poi tradotti in altri linguaggi da altre persone all'interno della squadra, all'interno dell'organizzazione. E questa è una situazione che difficilmente si verifica nel nostro tessuto imprenditoriale, che è fatto soprattutto di piccole e medie imprese, in cui ci sono di solito pochi soldi e si va molto di fretta. In questi casi è meglio utilizzare un linguaggio che permette di passare più rapidamente dalla parte scientifica alla parte applicativa. Python è molto più in linea con le competenze dello sviluppatore. Il mio consiglio è, senza ombra di dubbio, Python è meglio, è superiore. Chiaramente quello che conta alla fine della fiera è che sia Python o che sia R, mettersi in gioco, imparare cose nuove e soprattutto partecipare al grande sogno dell'intelligenza artificiale. No, come usi pure tu R? Voi che ne pensate ragazzi, è meglio Python o R? Facciamo andare questo flame, facciamoci sentire, facciamo un po' di movimento, parliamo di dati, di intelligenza artificiale. Quoque tu, Vaclavic. Io vi saluto, subscribe e ci vediamo al prossimo test di Turing. Insieme anche al pollo. Pollum, pollum, pollon. Si chiama Vaclavic per un motivo.